Ti va di imparare l'assolo di dentro alle scarpe? Te lo spiego in questo video. Ciao, io sono Maurizio, oggi ti spiego l'assolo di dentro alle scarpe. La prima cosa che ti chiedo però è iscriviti al mio canale YouTube cliccando sul pulsantino rosso in basso a destra. Ho scritto iscriviti, è molto importante perché mi permette di produrre nuovi video. Metti un bel like e attiva la campanella delle notifiche. Inoltre supportami concretamente con un super grazie. Dentro alle scarpe è un brano degli Stadio. Questa canzone, il cui testo è di Luca Carboni, è del 1984 e c'è un assolo di sax bellissimo, secondo me anche iconico, perché è stato suonato da Rudy Trevisi. Quindi Rudy Trevisi non suonava solo con Vasco Rossi, suonava con tanti tanti artisti, ha registrato i suoi assoli per molti gruppi, per molti artisti. In questo caso la canzone degli Stadio. Cioè, mi è capitato di sentire recentemente questa canzone e mi sono ricordato dell'assolo di sax. Cioè, questo assolo di sax mi era entrato nella testa nel 1984, ancora non suonavo, ancora non conoscevo la musica, però questo assolo l'ho riconosciuto a distanza di quasi 40 anni, quindi è un assolo veramente veramente bello. Allora, la tonalità è abbastanza semplice perché siamo in Sol maggiore. Chiaramente siamo in Sol maggiore per il sax contralto, in realtà il brano è in Si bemolle maggiore, però di posizione noi useremo tutte le note di Sol maggiore. Il tempo è un moderato, siamo intorno ai 92 bpm. Attenzione perché Rudy Trevisi, in questo caso, ma non solo in questo caso, in generale, quando suona il sax contralto, abusa del registro sovraacuto. Qui arriviamo al Si sovraacuto, quindi lui ci arriva con una scioltezza, incredibile, però la frase è talmente bella che voglio proprio spiegartela il meglio possibile. Quindi andiamo a vedere l'assolo pezzo per pezzo. Nell'anagrusi, nella prima parte, nella battuta in levare che va poi alla battuta numero 1 dell'assolo, abbiamo già un glissando. Il glissando già sappiamo come si fa. Si parte dal re centrale, si arriva al re acuto suonando delle note, delle posizioni che sono libere, possiamo scegliere ognuno la posizione che vogliamo, delle note veloci che sono indefinite, che però raggiungono una nota definita, ossia il re acuto. Poi nella seconda battuta abbiamo subito uno snare, poi abbiamo growl e vibrato insieme. Raggiungiamo nella terza battuta già l'estensione limite del sax contralto con il fa diesis. Alla battuta 4 abbiamo un paio di snare e poi abbiamo il follow lip sul si, quindi scendiamo leggermente l'intonazione solo con il labbro. Per il resto è una pronuncia tipica del rock e del funk, quindi ci sono note puntate, note corte, note accentate, sincopi, è un assolo proprio caratteristico del rock e del funk. Alla battuta 7 partiamo quindi dal fa diesis, che io lo faccio appunto in prima posizione, poi si va al sol, che io faccio con questa posizione qua, 1, portavoce e C5. Poi il La lo faccio con 2, 4, TC e portavoce e poi il Si lo faccio con il C1. Tutto questo deve essere suonato abbastanza legato, cioè deve essere legato, deve essere un canto e poi torna indietro. A battuta 9, come battuta finale dell'assolo, abbiamo due mordenti, quindi sono due abbellimenti, nota scritta, nota sopra, di nuovo nota scritta. In questo caso, siccome c'è il bemolle, la nota sopra bisogna farla bemolle, quindi sarà la di la. E poi c'è lo smer finale e la nota conclusiva dell'assolo. Suoniamocelo a rallentatore, vediamo che succede. E questa è la prima frase, già è bellissima. Andiamo a vedere la seconda frase. Bene, adesso suoniamocela a tempo. Thank you.
A battuta 8 io uso il tasto TC per fare do si do si la sol, ossia faccio portavoce 1 TC do si la sol. Bene, questo assolo è veramente bello. Ottieni subito un regalo allo spartito di Dentro alle scarpe cliccando nel link in descrizione al video. Fammi sapere nei commenti se ti piace questo assolo, se già lo conoscevi, se anche per te è stato così importante, se anche per te è così iconico degli anni 80. Se sei arrivato fin qui è perché ami il sassofono, sei una persona curiosa e anche molta voglia di imparare. Io potrei accompagnarti in questo percorso di crescita con il mio metodo scientifico e potrei aiutarti a colmare quelle lacune che magari ti porti dietro da tanti anni, oppure aiutarti a partire da zero e accompagnarti in questo percorso di apprendimento di questo strumento meraviglioso che è il sax. Allora, clicca il link in descrizione, studia con me, clicca qui e si aprirà un forum, metterai il tuo nome, la tua mail, un breve messaggio, io ti contatterò e potremo fissare un appuntamento dal vivo se siamo vicini, mentre se siamo lontani anche su Skype. Oppure vai nel mio sito internet e vedrai che troverai di sicuro l'opzione che fa per te. Ti ricordo i miei social, Maurizio Leone Sax Facebook, Maurizio Leone Sax col trattino basso Instagram, la mia email maurizioleonesax@gmail.com e il mio sito internet www.maurizioleonesax.com. E allora un caro saluto, arrivederci al prossimo video, ciao!